Salve regà, allora siamo in collegamento dal Maratroga, ecco, proprio in questo momento il calcio di rigore per il Napoli. Cioè, sinceramente, guardate una cosa, c'è stato il fallo, l'arbitro non ha fischiato un cazzo, no? Io sono andato a pisciare perché manco volevo vedere fare, perché manco volevo vedere, non so manco se era fallo veramente o no, non so un cazzo. Comunque niente, Osimhen si sta a preparare, vediamo un po' quello che succede. Vediamo un po', e poi ne diciamo qualcuna, perché tocca di lavoro qualcuna mo. Allora, non vi muovete, state bravi, non entrate, perché se io pare io farò i batti. Vediamo Chesney, pronti? Parata di Chesney! E gol! Ha segnato Raspetto. Vabbè. Allora, Osimhen se l'era magnato, l'ha parato. Purtroppo, vediamo un attimo che succede. Inutile che esurti, aspetta, esurta. Aspetta, sì, fanno finta, esurtano, poi da nulla. Poi cosa succede? No, tutto regolare, dovrebbe essere tutto regolare. Gol regolare dovrebbe essere, vediamo un po' se è tutto regolare, riguardiamo un attimo. Vediamo un po' come è successo, riguardiamo tutto. Ma sembrerebbe buono perché è stato più veloce Raspadori, sembra più veloce, sarebbe tutto regolare. Vabbè, comunque. Purtroppo gli ha ribattuto, ha tirato un rigore del merda Osimhen perché probabilmente si è cagato in mano. E Raspino è partito da dietro, è arrivato prima di tutti. Niente, ennesima figura di merda, 2-1 per il Napoli, contento De Laurentiis, eh? Comunque un pizzicato del Napoli che stava molto meglio delle altre volte per un motivo, perché con la vittoria che ha fatto contro il Sassuolo l'altro giorno si sono un po' caricati, hanno ripreso un po' il colore, come si dice, i colori hanno ripreso, però tocca dire una cosa. Cioè, Allegri che è una merda, nessuno lo mette in dubbio. Però veramente se siamo magnati certi go che manco mia nonna se usciva dalla tomba, entrava in campo o sbagliava. Sbagliava qui go. Cioè, mo è finita la partita, fa entrare Milik, fa entrare Danilo, fa entrare. Ma quanto recupero pensi che dà? Pezzo di legno, quanto pensi che quanto recupero può dare? Cioè, ha fatto uscire Alcatraz. Ma che ci famo con questo Alcatraz dentro? Mamma mia, quanto tempo darà? 5 minuti? Più o meno dovrebbe dare 5 minuti. Comunque, veramente, come gioco famo sempre cagare. Abbiamo un pochettino più alto il baricentro, però come gioco famo sempre cagare. L'iniziativa sempre a Napoli, gli abbiamo lasciata. Noi abbiamo giocato sulle ripartenze e poi, ecco, vediamo quant'è il recupero, così almeno. Non si capisce, cinque, ti ho detto 5 minuti. Cioè, ma quanto pensi? Tu fai entrare i giocatori e finita la partita. Sei proprio uno spastico. Sei proprio uno spastico. Ma adesso questi perderanno ancora tempo perché è così. Ma comunque, io lo sapevo che questa partita non si poteva pareggiare. Anche quando abbiamo pareggiato, ero convinto che questi risegnavano in un modo o nell'altro, lo facevano un gol. Capito? Cioè, quando tu te mangi quei gol, no? Cioè, Vlahovic se ne è mangiati due veramente che c'è da fucilarlo sto giro. Cambiasso uguale. Cioè, di che parliamo? Cioè, te mangi quei gol che sono grossi come una casa. E dopo ecco quello che è succede, questo no, questo è logico. Anche se potevo dare la colpa pure a quella merda d'Allegri, ma purtroppo ci sta. E niente, ennesima figura, anche se diciamo che la Juve non è che ha giocato, si è mossa, ha fatto un po' più di movimento sto giro. Vediamo se riusciamo alla fine con il culo che se ritroviamo, calcio d'angolo col culo che se ritroviamo, un altro morto per terra. Ma sti cazzo i giocatori del Napoli cascano tutti come pere cotte, tutti, cioè veramente, che roba, cioè, cascano tutti come se gli sparano.
E un po' a calcio d'angolo, di solito vediamo se il culo si assiste sto giro, perché sinceramente per quello che abbiamo creato pure, diciamo, perderla scoccia un pochino. Eccolo, dai! Porco Dio, come cazzo fai a bagnare? Porca madonna, sei proprio una pippa! Ma come cazzo fai merdaccia? Ma come cazzo si fa a mangiarsi un god del genere, Cristo? Ma che banda di spastici! Cioè, ma guarda qua, qua, qua! Questo uno ricrossa al centro, tira dentro, c'è la mannata di stelle, sto pezzo di merda! Ma sei proprio uno spastico cefalitico! Ma come va? E poi dici che fa, ma Rugani, ma che ci fa con Rugani, porco dici, Rugani! Cioè, veramente, guarda. Cioè, non è possibile, perché che te mangi sti co, è normale, la devi, è giusto che la perdi, è giusto che perdi quando te mangi sti co, è giusto, perché c'hai i miei piedi fucilati, devi portarli dal fabbro, assistere a maglie di fetta, sti imbecilli. Ma guarda che vergogna, guarda, cioè, se te mangi dei co veramente inverosimili, che schifo, ma come cazzo te va? Ah, è inutile. Due minuti alla fine, ma tanto ci sarà recupero ancora, non si sa. Cioè, io penso una cosa, che per Allegri le partite non durano, nel senso, 95 minuti, no, durano solo gli ultimi 5 minuti della partita, perché gli altri 90 minuti, sì, ecco un altro morto, buttate per terra, dai, tutti morti, come li tocchi morono questi oggi. Ma falla finita di Lorenzo, ma vattene a fanculo, veramente, guarda, quando fanno così mi fanno incazzare, perché la sportività veramente, non ti ha fatto un cazzo, manco ti ha toccato, ti sei cascato come uno scemo, cioè veramente, questa è l'antisportività, è quella che odio di più. Cioè, quando finisce una partita, io farei una cosa, ma di tutte le squadre, i giocatori, tu vai a controllare quelli che hanno simulato o hanno fatto finta che è, 3 giornate di squalifica, perché non è possibile. Eccoli, manna è giunto lì. Un minuto alla fine. Tanto io penso che sto giro non recupera un cazzo, perché che devi recuperare? È vero, ci sono state le sostituzioni, Però vediamo un po' un attimo. Alessandro, ancora che c'è un'oscenità, fa ancora giocare sto giocatore di merda. Punizione. Vediamo un po', questa è l'ultima occasione, penso. Penso all'ultima, vediamo un po', ma. Cioè, io poi sempre quello. No, deficiente, vedi che ha fatto il segno, coglione di merda. Ma stai zitto, coglione. T'ha pure favorito, coglione. Sei proprio del Napoli, proprio, sei un coglione. Ma t'ha pure favorito, visto che ha fermato, che ha battuto la fermata, e tu te vai pure a lamentare. Ma che cazzo te lamenti? Ma veramente, ma che vergogna, guarda, veramente. Ma che vergogna, porco Giuda, guarda. Se lamenta pure. Ma come, ti è venuto a favore, coglione? Cioè, io che mi dovrei incazzare, che era partito, che era, cioè. Ma vai a fare, innato a fare in culo, guarda. Fischia, mo fischia, crossa, vediamo se la ribattono fuori subito. Guarda che crossa del merda che ha fatto. Guarda, guarda come è uscito quell'altro col cazzo del portiere, guarda. Non la tira indietro, che tira giù, niente fuori gioco. No, questo no, Osimhen non sta in fuori gioco, niente, diciamo che è finita. Adesso abbiamo preso la sveglia e finisce così. La Juventus perde un'altra volta, in questo periodo è stato veramente uno schifo totale. Uno schifo totale è stato in questo periodo, ma purtroppo è così. Loro festeggiano e noi si attacchiamo al cazzo, come al solito. Comunque, e va bene così, perché è giusto, quando ti mangi quei gol, è giusto che perdi. Ciao, ragazzi.